Saluto tutti quanti i fratelli nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, che vuole sentire la sua presenza, amen, però quando le damo soltanto la gloria a Lui, amen, soltanto a Lui sea la gloria, alleluia. Io voglio in questo momento fare una preghiera, non lo so se tutti si hanno accorto di che il pastore non c'è qui, vero? Abbiamo avuto dei culti, ma noi dobbiamo pregare anche per il nostro pastore. Lui è in Svizzera, sta in un evento anche per la opera del Signore, amen. Io non lo so quanto di voi volete pregare per il nostro pastore. Io voglio pregare per il nostro pastore perché lui, il Signore lo ha messo qua, amen, per invitare alla gloria, amen. Allora preghiamo per il nostro pastore, anche per tutti i pastori. Amén. Que sea el Señor operando en la loro vida, en la loro familia. Amén. Y yo le quiero a los colegas, hacen la voz. Amén. Señor Jesucristo, oh Santo Señor, oh Padre eterno, oh Dios mi potente, Señor Jesús, en este momento, Señor de la gloria, queríamos, Señor, por favor, la nuestra pastor, Señor de tu gloria. Oh Señor, tú sabes. Wow.
Wow, un applauso. Lui era de la clase Genesis, Correy una maestra de la clase Sinaí, que lo lleve. Amén. Gloria a ti, le due gemelline che erano della classe Arcobaleno, adesso stanno nella classe, sono passate alla classe Genesi, una maestra della classe Genesi, che prega alle due gemelline, Steffi, Sofia, Hernández, loro passano alla classe Genesi, amen. Un applauso per loro. Favore, si potete stare in piedi, fratelli, e chiedo una preghiera per questi bambini, per i loro genitori, anche per i bambini che non si trovano adesso. E vorrei chiedere anche una preghiera per ognuno di noi, perché abbiamo una responsabilità, noi che siamo genitori e quelli che sono genitori, sappiamo la responsabilità che abbiamo, anche il loro insegnante. Una responsabilità grande che il Signore ci ha dato in nostre mani. Amen. Allora chiedo la preghiera di tutto il popolo dell'Eterno che possa alzare la voce davanti al trono del Signore. Amen. Benedetto Dio, Signore Gesù. Dio potente, Signore, tu sei grande e poderoso, Signore. Oh, Padre Eterno, Signore, custodisci, Signore, a ogni bambino, ogni adolescente, Gesù, Padre Eterno. Padre mio Gesù, dacci saggezza, Signore, dacci, Signore, il momento per poter, Signore, essere curiosi noi primi, Signore, della Tua parola, essere obbedienti, Signore, essere sempre, Signore, davanti ai nostri figli, davanti, Signore, ai nostri bambini, Signore, che loro possano vedere noi, Signore, un insegnante, un genitore, Padre Eterno, pieno del Tuo Spirito Santo, guidato della Tua presenza. Señor, conoce el sueño de cualquier fratelli.
preghiamo anche per Jeremy, per la sorella Elsa Cadotta, che grazie al Signore è qui con noi, anche con la sua malattia, però il Signore ha la forza per venire a adorare al Signore. Amen. Con la sorella Rua Gila, anche lei si trova un po' delicata di salute, fratelli che magari hanno bisogno del Signore, anche preghiamo per la nostra vita spirituale, amen? Che sia il Signore operando ogni giorno in noi, amen? Che il Signore ci dia la forza per andare avanti in ogni difficoltà, perché il nemico sta cercando a quien devorare, amen? E allora preghiamo che sia il Signore ascoltando la nostra preghiera, amen? Che sia il Signore custodiendo la nostra vita, amen? Alziamo tutti la nostra voce, amen? Oh Padre Santo, Signore di gloria, oh Dio onnipotente, oh Signore Gesù, invoco il tuo nome in questo momento, alleluia. Questo nome che è di sopra di ogni nome, Signore, e questo nome che c'è potenza, Signore Gesù, e questo nome che c'è libertà, alleluia, e questo nome che c'è una gloria, alleluia. Qui ci sono dei fratelli, Signore, che hanno bisogno. E per questo ti invocando a questo nome del potenza, Gesù, perché tu ascolta, Signore, tutto quello che chiediamo nel tuo nome, Signore Gesù, sarà fatto, alleluia. Il potere della tua parola, e per i fratelli che sono malati, sono guariti in tuo nome, Gesù. Quali fratelli magari che hanno bisogno delle forze, tu ci dai la forza. Accomodatevi davanti al Signore, e intanto che la sorella Priscilla ci guida con un cantico speciale. Amen, gloria a Dio. Gloria al Signore Gesù, diciamo a tutti gloria a Dio. Gloria a Dio. Signore Gesù, alleluia, abbiamo pregato per le nostre necessità, amen. C'è un versetto nella parola del Signore che dice: perché io sono l'Eterno. Il Signore ci fa una domanda e fa: c'è forse qualcosa troppo difficile per me? E questo versetto tutta la settimana era nella mia testa: c'è qualcosa difficile per me? Noi quando veniamo alla casa del Signore portiamo le nostre preghiere, le nostre necessità, gloria al Signore, e noi abbiamo la convinzione di che c'è uno più grande delle nostre difficoltà, che c'è uno che ha al di fuori di ogni tormenta, che c'è uno che ha il mondo nelle sue mani. Amen. E perché noi possiamo darle la nostra fiducia, e di questo si tratta questo cantico che vi do, Signore, in questa mattina. Sono sicuro in te, Signore. Alleluia. Abandonar
Y preguiamos para que sea el Señor metiendo en nuestro cuerpo y dar la mejor oferta. Amén. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos siempre como para el Señor. Amén. Aunque la oferta siempre la debemos dar como para el Señor, porque así la su ópera continua y va avanti. Amén. Y yo le pido al fratello que son de avanti, ci cuiden en la preghiera. Amén. Oh Padre Santo, Señor de Gloria, oh Dios, esta mattina, Signore, vogliamo ringraziare, Signore, oh Dio meraviglioso che ci hai voluto offrire, Signore, Dio, alleluia, Signore, e ti chiamiamo, Signore, grazie per le tue benedizioni, per questo che veniamo davanti a te, Signore, grazie, Signore, portando la nostra offerta, Signore, agradevole davanti a te. Così come tu mandati nell'offerta di avere, Signore, la gloria, che tu possa vedere la mia offerta che ho di nuovo, Signore, come la mandati a me, Signore, a galleggiare, Signore, della gloria, la venderete in grande maniera, Signore, per la vita del tuo popolo, Signore, un popolo di rigozzo, Signore, della gloria, nel tuo nome potente, Gesù, amen. Accomodati i fratelli lodando l'Eterno, amen? Tanto che il fratello Daniel c'è l'annuncio, amen? Dio benedica, fratelli, quanto siamo, possiamo dare una lode all'Eterno? Quanti possiamo dare una lode all'Eterno? Siamo qui per adorare al Signore, amen? In questa settimana, adesso dell'annuncio per la settimana del lavoro. Allora il gruppo 1 avrà in questa settimana l'attività economica. Amen. Gruppo 1, avete ascoltato? Amen. Gruppo numero 2 avrà la settimana dello spirituale, della orazione e delle partecipazioni. Amen. Amen. Il gruppo numero 3 avrà con il gruppo numero 6
evangelizzazione. Il gruppo numero 4 e il gruppo numero 7 avrà gli studi biblici. Il gruppo numero 5 la settimana della preghiera. Il gruppo numero 8 è nell'ornato del locale. Amen. E il gruppo numero 9 in l'area sociale. Amen. Questo è quello che dobbiamo fare in questa settimana. E ogni gruppo, amen. Invito il fratello Javier Sambuccio, che lui deve fare un annuncio di molta benedizione per la Chiesa, amen. E anche un programma giovanile, amen. Gloria a Dio, una gloria per il Signore Gesù. Gloria a Dio. Una gloria per l'Eterno. Gloria a Dio. Io penso che Dio non aveva sentito quella gloria. Vero? Io penso che lui sente quelle glorie che escono nel cuore, vero? Siamo tutti in gloria a Dio. Gloria a Dio. Quanti amano la opera del Signore? Quanti amano la opera del Signore? La parola del Signore dice in Marco 16, 15, dice loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. E questo è il comandamento che ci dà il Signore. Il Signore, per la sua misericordia, e nella città di Varese ha aperto le porte. E grazie al lavoro anche dei fratelli, delle sorelle, hanno trovato un posto dove fare il culto. Amen. Dove fare dei culti. Siamo contenti. Amen. O ci piace stare così in pochi? Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Amen. E quindi grazie alla benedizione del Signore, il giorno di domani faremo il nostro primo culto alla città di Varese. La sorella Totti ci ha dato l'indirizzo, è in via Novara 27 alla città di Varese e a fianco alla Chiesa Cattolica. Siamo contenti? Amen. È una segnale del Signore, vero? Che dice: andate e predicate ad ogni creatura. Non c'è distinzione, giusto? Sia cattolici, trinitari, quello che siano. Il Signore dove mette la sua mano, lì deve uscire dei frutti. Amen. Vero? E se il Signore ci mette il compito di essere lì a fianco a loro, il Signore ci darà la vittoria. Amen. Per questo è il mio invito a partecipare al culto, al primo culto della Chiesa Evangelica a Varese alle ore 19:30. Più che altro il Signore ci fa questo invito. Portiamo l'Evangelo ad ogni creatura. E anche i giovani, il comitato dei giovani mi fa un altro invito, il giorno sabato 1 di ottobre, alle ore 16:30 saremo nella Chiesa di Segrate, perché avremo un momento di integrazione con i giovani fino all'ora del culto, e alla sera alle ore 7 avremo il nostro intercambio di culto. Tutti i fratelli che vogliono venire insieme a noi, il comitato dei giovani, siete invitati, saremo contenti perché sarete con noi. Però anche il culto, quelli che non riescono a venire, il culto ci sarà anche qui nella chiesa di Milano. Quindi c'è culto sia a Segrate con insieme ai giovani, sia qua a Milano. E lo so che non è in programma, però voglio fare una preghiera affinché il Signore sia benedetto il culto che faremo domani a Varese. Anche se no magari non potrete stare di là, però vogliamo sentire le vostre preghiere al nostro fianco. Amen. Mettetevi in piedi per favore e faremo questa preghiera affinché sia il Signore a benedire le vite di coloro che saremo lì, e che il Signore continui ad aprire le porte come Lui lo sa fare. Questa non è un'opera di uomo, questa è l'opera del Signore. Amen. Preghiamo al Signore. Signore Gesù, in questo giorno ti ringrazio perché tu sei buono, ti ringrazio perché la tua misericordia, Signore, è ancora più grande, Signore Gesù. Grazie perché hai aperto le porte, Signore Gesù, in questa città. Perché la tua parola, Signore, non mente, Signore, è vera. Dici che sarai, Signore Gesù, insieme a noi
nel tuo nome, eterno Dio. Ringraziamo, Signore Gesù, per il tuo amore e la tua misericordia. Grazie, Signore Gesù, grazie, Signore Gesù, nel tuo potente nome. Grazie, Signore. Gloria a Dio. Amen. Siete contenti? Amen. Amen. Facciamo questo momento ancora a lodare il Signore, così ci prepariamo per la parola del Signore. E in questo momento che vuole il fratello consentirsi di venire qui. E così in piedi possiamo già essere preparati per lodare il Signore. E possiamo disporre il nostro cuore e la nostra mente dopo per la parola del Signore. Amen. Amen. Gloria a Dio. Pace a tutti, fratelli. Amen. Gloria al Signore Gesù. Lodiamo il Signore. Nella città di Gerusalemme c'era un tempo che portavano tutti i malati, tutti gli indemoniati, ma aspettavano un uomo ripieno della presenza del Signore, del suo Spirito Santo. E questo era Pietro. E io so che qui ci sono tanti Pietro, ripieno dello Spirito Santo del Signore Gesù. Cantiamo questa notte sotto l'ombra di Pietro. Sotto l'ombra di Pietro guarivano i malati. Alleluia. Sotto l'ombra di Pietro guarivano i malati. Non era l'ombra, neanche era Pietro. Non era l'ombra, neanche era Pietro. Era che Pietro aveva lo spirito del Nazareno. Era che Pietro aveva lo spirito. Fratello del Campo Verde, che lui è l'incaricato.
Gloria al Señor Jesús. Amén. Pace sea con tutti voi, fratelli. Amén. Questa mattina ringrazio al Signore perché mi permette di essere il portatore della sua parola, non della mia parola, della sua parola. Amen. Amen. Io invito la Chiesa di Cristo a metterci in piedi. Vi chiedo che voi pregate per me. Amen. Perché io ho bisogno tanto del Signore. Amen. Amen. Io invito il fratello Isidro, il fratello Stanley, che siano loro, a pregare a mio favore. Preghiamo, fratelli. Oh Padre Santo, Signore Gloria, Signor Gesù Cristo, in questo momento, Signor, chiediamo a te, Signor Gesù Gloria, la funzione, la approvazione, Signor Gesù Cristo, a favore del nostro fratello, Signor Gloria, che tu, oh Signore, sei Salmo 103. Leggiamo i 7 primi versetti, dopo di questo cantiamo benedice anima mia, bendice anima mia a Jehovah. Amen. Amen. Quando siamo pronti possiamo dare una gloria all'Eterno. Gloria a Dio per noi. La sua parola come titolo c'è: invito a lodare Dio per tutte le sue grazie. Amen. La sua parola dice, leggiamo prima, leggo il primo, poi il secondo, fino al versetto 7, che leggiamo tutti insieme. Amen. Benedice anima mia l'Eterno e tutto quello che è in me, benedica il suo santo nome. Benedice anima mia l'Eterno e non dimo ninguna la sua vita. Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità. Egli sazia di bene la tua bocca e ti fa ringiovanire come l'aquila. Tutti il sette. Egli ha fatto conoscere a sé le sue vie e vivere da lei le sue opere. Cantiamo questo coro. Bendice alma mía, Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía. Y te corona de amor.
E noi dobbiamo, non dobbiamo dimenticare tutto quello che il Signore ci dà. Ieri c'era stato il messaggio adorate l'Eterno nello splendore della sua santità. È stato un messaggio che il Signore ha usato in grande maniera al portatore della parola. E diceva che noi siamo il tempio del Dio vivente. Il culto lo facciamo noi. Non lo facciamo la quantità di persone, sino lo facciamo noi stessi. Tu conosci come è venuto con la tua vita in questo giorno. Il Signore conosce come sei venuto a lodare il suo nome in questo giorno. Soltanto Lui conosce. Noi che siamo da qua davanti non conosciamo neanche il fratello, la sorella che sono a fianchi, conosciamo la tua necessità e il tuo bisogno, soltanto Dio. Per quello che noi dobbiamo in ogni giorno lodare all'Eterno in gratitudine, con grazia, perché Él se merita la lode e l'adorazione. Amen. Il versetto 3 dice: Egli perdona le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità. Amen. Quando abbiamo conosciuto al Signore, o prima di conoscere al Signore, c'era qualcuno che ha potuto perdonare la tua vita? C'è stato qualcuno che ti ha potuto perdonare lo che tu hai fatto durante quel tragitto di vita? Non c'era nessuno. Quando abbiamo conosciuto il Signore, quando la sua parola è arrivata alla nostra vita, è lì che il Signore ha perdonato tutto i nostri sbagli, i nostri peccati. E continua a dire: le tue iniquità e guarisce le tue infermità. Magari alcuni abbiamo venuti con una malattia, sia corporalmente, però tutti noi che siamo qui abbiamo venuto con una malattia spirituale. La malattia spirituale era il peccato che ci teneva lontano dal Signore, il peccato che non potevamo sapere la vera storia della nostra creazione. Una volta che la sua parola è arrivata alla nostra vita, si è tolto quella fascia che stava occultando i nostri occhi, la nostra mente. E adesso possiamo dire: grazie Signore, perché tu sei chi guarisce e che hai guarito la mia vita. Amen. Hai perdonato tutto lo che io ho fatto tempo passato, lo che ho fatto con i miei parenti, con i miei amici, con i paesani. Tu mi hai perdonato tutto, Signore. Ma oggi io ti posso dire, Signore, grazie. Grazie per quello che tu hai fatto. Amen. Il versetto 4 ci parla di un riscatto che è venuto alla nostra vita. Dice: riscatta la tua vita dalla distruzione. Se il nostro Signore Gesù Cristo non avesse venuto a questo mondo, sicuro che noi saremmo stati perduti e distrutti per il nemico. Amen. Lui è venuto a dare la sua vita per liberarci di questa distruzione, per darci una vita nuova, una vita che nessun profeta, nessun leader religioso ti può cambiare.
solo l'unico che può cambiare e dare una vita nuova è Gesù. Gloria a Dio. E dopo di questo che lui ci ha liberato di questa distruzione, lui ha messo una corona che dobbiamo custodirla. Una corona che dobbiamo custodirla. Una corona de benignidad y de compasión. Amén. Porque lui ha visto da lontano y ha avuto compasión de noi. No lo so a quanto di voi, fratelli, sorelle. El Signore da dove te ha portato, te ha tolto. Magari abbiamo stati ubriachi in mezza strada, o con problemi con la giustizia, o magari problemi nel quartiere, e abbiamo stati visti male, però il Signore da lì ci ha tolto e per darci una corona di benignità e di compassione e versare su di noi una vita nuova. Amen. El 5 dice: Él sacia de bene la tua boca. El Señor ha cambiado la nuestra vida. Prima no podíamos hablar de esta parola, porque en la nuestra boca c'era parole no agradevole al Señor. Eran parole de ofensa. Erano parole che danneggiavano la vita dei nostri prossimi, la vita dei nostri parenti. Ma il Signore questo ha messo in noi adesso, in questo tempo, il bene. Il bene che cosa? Di dire Dio ti benedica, fratello. Dio te benedica, sorella. Oh, fratello, oh, sorella, ci sei mancata al culto. Abbiamo pregato per te. Quelle parole sono parole che fortifica la vita ai nostri fratelli, ai nostri, alla chiesa del Signore. Amen. Perché prima non poteva avere questa benedizione nella nostra bocca. Anche io mi ricordo che la mia nonna dava la benedizione ai miei zii quando uscivano di casa, che le faceva il segno della croce. Ma io già quando in quell'età comprendeva che quel segno aveva un significato di morte e maldà. E quella benedizione il Signore non custodisce la persona, se non lo custodisce è perché ha misericordia, perché il Signore sa che un domani questa persona sarà utile per parlare della sua parola di gloria. Amen. E ti parli rigiovanire come l'aquila. A quanti ci ha fatto rigiovanire il Signore? A quanti ci ha fatto, lo dice in spagnolo, a quanto il Signore nos hizo rejuvenecer. Oggi siamo nati, abbiamo un percorso. Quando usciamo dell'acqua del battesimo siamo nati nel Signore. Amen. E da lì cominciamo a crescere. Anche questa vita, questa carne, magari abbiamo accettato il Signore a 30 anni, a 35 o 40 anni, però dal momento che noi siamo usciti dalle acque del battesimo, ricevuto queste acque, noi siamo una nuova vita e da lì abbiamo ringiovanito nel Signore. Amen. Perché da lì comincia a avere le forze del Signore nella nostra vita. Amen. Perché
a volte succede nella nostra vita che di tanto lavoro che si fa nella giornata, succede anche a me, siamo umani, che facciamo lavoro e il giorno che dobbiamo venire al culto a fare questo servizio non ce l'abbiamo le forze, ma quando arriviamo qua e diciamo: Signore, il mio corpo è stanco, però io voglio avere le forze per lodare il tuo nome. Amen. Dopo che finisce questo culto, tutta la stanchezza che abbiamo ottenuto durante la giornata si svanisce, si va. Magari quando arrivi a casa tutto stanco, tu dici: no, questa sera non prego perché sono stanco, ne vado a dormire. Sono arrivato a mezzanotte, devo svegliarmi alle 4 del mattino e tanto domani mi alzo mezz'ora prima e comincio a pregare. No, prega. Prega perché il Signore ti farà riposare in tranquillità. Ti va a dare le nuove forze. Perché il Signore, la sua parola dice che Lui dà le forze come il bufalo a chi ha bisogno e ci alza. Amen. Sì, fratello, sorella, se tu non hai sperimentato questo, te lo dico nel Signore: il Signore ti dà un nuovo giorno di forze.